Benvenuti a una nuova edizione del telegiornale di Arte Rivista. Fino al 10 dicembre a Palermo va in scena la mostra Swag Revolution di Felipe Cardena. Nel cuore della città siciliana, nella cornice dell'oratorio di Santo Stefano Protomartire, un gruppo di ragazzi appartenente alla crew di Cardena ha realizzato un laboratorio happening con stoffe, collage, tessuti e gioielli, trasformando lo spazio dell'oratorio in un luogo a metà tra sacro e profano, gioco e sperimentazione. Vediamo! Swag Revolution è un progetto site specific dedicato anche a una città come Palermo, Palermo Capitale Cultura 2018 e per quel che ci riguarda la cultura pop. La cultura pop sia alta che quella invece dal basso, proprio popolare, a Palermo è protagonista delle vicende dell'estetica e degli accadimenti quotidiani, quindi non potevamo non essere sensibili a questo territorio e interagire. Abbiamo infatti trovato una crew di ragazzi, studenti dell'Accademia, ma anche di ragazzi che avevano voglia, ragazzi provenienti da vari posti d'Italia, c'è una ragazza austriaca, comunque nel luogo, di interagire con la nostra crew, invece diciamo lo zoccolo duro della Felipe Cardena crew, che lavora a Milano e in altri posti, e quindi creare insieme. Quindi sono stati giorni di happening che hanno portato a questo intervento in questo meraviglioso oratorio con due sculture del Serpotta e quindi a intervenire anche in città, quindi con un progetto anche di arte pubblica con i Santini Pop. E in questa esposizione, che non è solo di quadri ma di tessuti, di oggetti, tutto l'immaginario, no, di santi, santini, divinità, di diverse culture, ma anche personaggi della musica, del mondo della politica, dello spettacolo, diventano quello che è l'immaginario collettivo e l'immaginario della crew che lavora a questo progetto. Swag Revolution, la parola stessa lo dice, vogliamo essere swag, c'è anche un intervento legato alla musica trap che ascoltano oggi i giovani, quindi questa parola swag, e poi Revolution come nel libretto catalogo, che è un libretto rosso che abbiamo voluto creare, quindi una sorta di manuale della rivoluzione estetica e della poetica di Felipe Cardena. La collaborazione nasce grazie a questo progetto pensato per essere itinerante, si chiama Light Connection Project, dove unisco un artista a quella che è il concetto della luminaria e della luce del Serpotta. In quest'opera Santa Rosalia, l'elemento un po' come faceva il Serpotta con l'oro e quindi l'elemento dorato, luce e divinità, è rappresentato dalle rose simbolo di Santa Rosalia. A Barcellona parteciperò con Luca Ugo, dove faremo un San Jordi, dove la lancia sarà in luminaria. Felipe Cardena Crew, Special Project, Laboratorio Saccardi e Domenico Pellegrino, a cura di GEL, Giuditta Lettera Lavinia di Diasci, Santa Rosalia per stasera, con la performance curatoriale I Tarocchi di Santa Rosalia, dove ovviamente porto una maglietta MSGM, questo brand Massimo Giorgetti Maison, molto in voga nel mondo dell'arte, non sempre ciò che viene dopo è progresso, che può essere un po', diciamo, fuorviante, perché dici ma questa è una rivoluzione, Swag Revolution, cosa c'entra poi coi tarocchi? In realtà l'arte di Felipe Cardena è un'arte corale, quindi che si rivolge, è un'esperienza di arte relazionale, si rivolge quindi direttamente all'interazione del pubblico, e il mettere a disposizione un sapere come quello esoterico dei tarocchi ovviamente è un mettere a disposizione qualcosa agli altri e quindi donare, come fa Felipe. Quindi la mia performance consiste nel leggere i tarocchi alle persone
questa sera e donare uno stralcio del mio testo critico che sia una traccia per comprendere la mostra che ho curato assieme a Cristian Gangitano e a Silvia Tranchina. Ma questo è un progetto che noi abbiamo appoggiato di Felipe Caldena, che è questo artista tra il fake e l'assurdo. Noi siamo il laboratorio Saccardi e abbiamo portato il progetto Caldena qua a Palermo con questa macchina che noi abbiamo chiamato l'autobomba dell'arte. L'autobomba dell'arte perché ricorda le stragi mafiose, ma sarà un'autobomba pacifista. Cercherà di portare creatività e fantasia in giro per la città, anche nei luoghi più ameni. Cercheremo di portare un po' di allegria facendo interagire gli artisti che passeranno da Palermo per conto nostro. E parliamo di un altro artista neopop, Filippo Bruno, in arte Willow, che dal 2 al 13 dicembre sarà protagonista in una mostra alla Fabbrica del Vapore di Milano. L'esposizione, curata da Michele Ciolino, inaugurerà sabato 1 dicembre alle ore 18 alla presenza dell'artista. Willow presenterà i suoi ultimi e coloratissimi lavori. Nell'attesa, rivediamoli in azione durante il Looperfest della scorsa estate. Siamo al Looperfest e Zuart Day, il festival internazionale di writing finalizzato alla riqualificazione dello storico vicolo del Fontanile in via Zuretti a Milano. Un'azione pittorica corale di street artist di fama internazionale per trasformare il vicolo in un vero e proprio museo a cielo aperto. L'evento è arrivato alla sua seconda edizione, ha l'obiettivo di rilanciare l'immagine urbana di questa strada non solo a livello estetico, ma anche dal punto di vista culturale e soprattutto di partecipazione sociale. Altro che contorno, una bellissima opera alle nostre spalle. Sì, è un suo pannello, perché poi oltre al muro abbiamo utilizzato questi pannelli, io ho due artisti da Taiwan, dalla Cina e un altro collega tedesco, perché poi questi pannelli in realtà hanno lo scopo di essere, verranno regalati a delle scuole qui di Milano. Quindi oltre il muro non bastava, allora abbiamo costruito e allestito questi pannelli e queste sono opere che verranno invece rimosse e portate cedute alle scuole, e questa è un'altra cosa importante perché... E tu già nella scuola dove sarà poi ospitata quest'opera avevi realizzato un muro, giusto? Sì, questa andrà alla Ciresola in particolare, una scuola di questa zona, e dove ero già stato invitato un paio di mesi fa per fare un'opera sul muro e sono stato accolto alla grande dai ragazzini che anche stamattina sono passati. Ciao Willow, tutti contenti, quindi è un grande onore perché, proprio perché non rimane a parte, ok, sul muro, in strada, a beneficio di tutti, è importante. Questo va in una scuola elementare, quindi... ancora di più. Continuiamo a parlare di street art. Il collettivo Ortica Noodles è all'opera negli interni del grattacielo Allianz di City Life a Milano per decorare gli interni dei 50 piani della torre. Ogni piano sarà decorato con un murales dedicato a una città del mondo e Allianz ha voluto anche coinvolgere i propri dipendenti per la realizzazione di quest'opera. Ogni giorno infatti 80 persone lavoreranno a turno con il collettivo artistico. E occupiamoci ora di libri con il nuovo romanzo di Sara Ficocelli dal titolo Samia non torna a scuola. Il libro racconta la storia degli ultimi due mesi di scuola di Samia, adolescente somala che non è completamente integrata e dovrà compiere un viaggio alla scoperta di se stessa attraverso la messa in discussione di ogni certezza. Sentiamo l'intervista all'autrice attraverso il servizio di Musa TV. Scuola, integrazione, immigrazione, ma soprattutto sentimenti. Dopo il romanzo d'esordio La vita nascosta, Sara Ficocelli, giornalista di Repubblica e viaggiatrice, torna in libreria con Samia non torna a scuola, che verrà presentato in anteprima nazionale domenica prossima al Pisa Book Festival. Sara Ficocelli, secondo romanzo, Samia non torna a scuola. Ci racconti un po' di che parla questo nuovo romanzo? È un romanzo sociale che dà voce a quattro personaggi, i protagonisti sono quattro. La protagonista principale è una adolescente somala di seconda generazione che si trova ad affrontare una situazione di bullismo in una classe difficile di un istituto tecnico. Quindi abbastanza attuale come tematica, e io ci tenevo
a focalizzarmi sia sul mondo degli adolescenti di oggi, che sono completamente diversi da quello che sono stati i ragazzi della mia generazione, che sul mondo della scuola, che sta profondamente cambiando, con un occhio ovviamente anche alla situazione di questo continuo mix e scontro tra culture diverse, che inevitabilmente trova nella scuola un terreno fertile. È un romanzo intenso in cui succedono molte cose e il lettore, insomma, scoprirà leggendolo che cos'è che porta questa ragazzina a non potere o volere tornare a scuola. Quello che a me interessava era raccontare le emozioni di questa protagonista. Questa storia è ispirata a una storia vera, perché mia madre è insegnante e insegna in un istituto tecnico in Toscana, io sono pisana, e l'input è partito da qua, perché la vicenda che coinvolge la protagonista è simile alla vicenda che è realmente accaduta, che ha realmente coinvolto un'alunna di mia madre. A chi è diretto questo libro? Chi vorresti che lo leggesse principalmente? Mi piacerebbe molto che lo leggessero i giovani. È una storia che è stata pensata per loro anche in termini, diciamo, tecnici, cioè non è un romanzo molto lungo, anche per quello io vorrei che non si sentissero spaventati, no? dal libro, che questo oggetto che ormai è sempre più misterioso e fuori moda. E al tempo stesso però nel libro ci sono anche due insegnanti, che sono due figure piuttosto importanti, che hanno la nostra età, e quindi ecco, sicuramente il mestiere dell'insegnante, la professione sta affrontando un'altra crisi profondissima, e ci sono insomma centinaia di migliaia di insegnanti totalmente allo sbando, perché la scuola sta cambiando, e forse in queste pagine potranno trovare un po' di conforto, si potranno riconoscere, no? nel loro senso di incomprensione, perché io credo che essere insegnanti oggi per vari motivi significhi anche sentirsi molto soli e non trovare da nessuna parte, né nelle istituzioni, né nei genitori, né nei ragazzi e tantomeno nei colleghi, che sono frustrati quanto te, un interlocutore con cui sfogarsi. Dalla proposta letteraria passiamo ora alla nostra rubrica cinematografica con il film Bohemian Rhapsody, diretto da Bryan Singer e Dexter Fletcher. La pellicola è una coinvolgente celebrazione dei Queen, della loro musica e del loro leggendario frontman Freddie Mercury, che sfidò gli stereotipi e diventò uno degli artisti più amati al mondo. Il film ricostruisce la meteorica ascesa di una band che continua ancora oggi a ispirare gli outsider, i sognatori e gli appassionati di musica. Vediamo insieme il trailer. Is this the real life? Is this just fantasy? Bello il concerto. Anch'io scrivo canzoni. Il cantante ci ha mollato. Allora ve ne serve uno nuovo. Sei incredibile sul palco. Tutta la sala diventa tua. Ti rendi conto di cosa puoi essere? Non ci passeranno mai alla radio. Serve qualcosa di innovativo. Riprova. Ancora. Quanti Galileo devo fare ancora? Roger, in questa band c'è spazio per una sola regina isterica. Piccatevelo in testa, a nessuno interessano i Queen. La fortuna aiuta gli audaci. Freddy, riguardo alla tua vita privata. Cos'altro vuoi sapere? Io faccio musica. Voglio una canzone che il pubblico esegua insieme a noi. Qual è il testo? Pronto, Freddy? Attacca.
devi rallentare, frena. A loro occorre tempo. E se io non avessi tempo? Sei una leggenda, Fred. Noi siamo leggenda. E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima edizione del nostro telegiornale.